Qui vediamo l'energia elettrostatica immagazzinata da un condensatore. Questo è il condensatore, prendiamo un condensatore piano dove la carica è mantenuta da un alimentatore che deve spendere energia per concentrare tutte queste cariche positive sull'armatura sinistra, dal momento che le cariche dello stesso segno si respingono. Quindi l'operazione di caricamento di un condensatore richiede una spesa di energia che viene fornita dall'alimentatore. Siccome l'energia si conserva, l'energia fornita dall'alimentatore non va persa, ma viene accumulata e immagazzinata dal condensatore, che la stocca nel suo campo elettrico, che si viene a creare tra le due armature. Si può dimostrare che l'energia accumulata dal condensatore, si calcola con questa formula. Non la dimostriamo, però facciamo vedere che è intuitiva. A parte il fattore 1/2, è ovvio che maggiore è la carica che noi vogliamo dare al condensatore e più fatica, più energia dobbiamo spendere. Quindi giustamente cresce la quantità di energia che noi spendiamo e che viene immagazzinata dal condensatore nel suo campo elettrico. Infatti la carica Q sulle armature si trova al numeratore. Invece la capacità elettrica del condensatore si trova al denominatore perché se questa capacità elettrica è molto piccola, noi facciamo più fatica a caricare il condensatore se è di piccola capacità, perché un condensatore di piccola capacità accoglie male le cariche elettriche. Quindi sarà più difficile caricarlo, cioè dobbiamo spendere più energia attraverso l'alimentatore e quindi alla fine il condensatore avrà accumulato più energia, cioè è più difficile caricare con la stessa quantità di carica un condensatore piccolo di piccola capacità. Perciò serve più energia che poi viene accumulata dal condensatore. Questa formula si può scrivere in altri due modi equivalenti. Il primo è questo, 1/2 Q delta V, ho appena corretto perché avevo scritto male, e l'altro è 1/2 C delta V alla seconda. Per ottenere la prima espressione basta sostituire alla capacità elettrica la sua definizione, la carica sull'armatura positiva diviso la differenza di potenziale tra le armature, che sarebbe VA-VB, differenza di potenziale in modulo. Per ottenere la seconda espressione invece bisogna sostituire nella prima formula la formula inversa della definizione di capacità, quindi di questa, quindi Q uguale C delta V al posto di Q. Quindi alla fine abbiamo tre espressioni equivalenti per la carica, per la corrente, per l'energia elettrostatica immagazzinata, all'interno di un condensatore.